Quanto ti è costato? 10 euro. Ti sei fatto fregare, devo andare almeno il doppio. Ehi capo, alla fine costa molto, ma è buono, no? Sì, ma mi ha detto Filippo di Tarzaca che ha trovato un nero ancora più raffinato. Dobbiamo provarlo assolutamente. Questo magari ce lo rivendiamo. Vogliamo il rispetto? Dobbiamo o no essere più fighi della scuola? Sì, grande capo. Certo, capo. Non ti ho mai visto qui, io sono Christian. Christian? Il famoso Christian di terza D? Beh sì, io modestamente. Christian il bullo, antipatico e pluribocciato? Che batosta, capo. La conquisterò. Casa? Sì, certo. Passiamo per la stazione? Preferisco di no. Mi hanno detto che là ci sono quei drogatelli che io odio. Per non parlare poi di quelli che fumano gli spinelli. Ma chi si credono di essere? Come faranno poi con quel fumo? Io non capisco. Hai ragione, li odio anche io. Ok, allora prendiamo il viale dietro la scuola. Allora ragazzi, se non voglio perdere Jenny dobbiamo essere cauti. Se qualcuno associa il mio nome al giro del fumo, semplicemente non sono io ed è un altro Christian, ok? Sicuro capo, pensiamo a tutto noi. Anche quando ci vediamo qui, prudenza, ok? Ora più che mai non deve trapelare nulla. Ok, però Filippo la consegna la voleva fare te personalmente, dietro alla scuola, vicino alla palestra di pallavolo. Qui non ci vuole venire. Che palle, sarà l'ultima volta. Quando c'è l'appuntamento? Gli affari si festeggiano, prendi.
No, Filippo, guarda, non è il caso, guarda. Dai, prendi. Se avessi uno scuoto delle mogli, che fai?